Quindi può testimoniare anche l'assessore allo sport. C'è un percorso che da una dozzina d'anni viene portato avanti di condivisione anche con i cittadini, dove tutte le scelte che riguardano il territorio sono condivise con la cittadinanza. E questo è un bel esempio per l'amministrazione pubblica che spesso dimentica questo aspetto della vita pubblica Sport amministrativa. esempio di democrazia. Esempio di democrazia perché lì si è portato proprio la voglia di stare insieme e di decidere insieme cosa fare, come si fa in una società sportiva, dove c'è un presidente ma c'è anche un allenatore, quindi ognuno ai suoi compiti e li si porta avanti tutti insieme condividendo gli obiettivi. Possiamo dire sport nel caso del CEP come anche strumento per migliorare la qualità della vita e la crescita dei ragazzi. Recentemente avete fatto una cosa simpaticissima, uno spot qui CEP a voi Vancouver, dove i tuoi ragazzi fanno finta di sciare sugli scalini del CEP, è andato in onda su Sì, Sky. è stato il primo spot con il quale Sky ha lanciato la campagna di informazione e di promozione delle Olimpiadi di Vancouver. Mi spiace che non ci sia il basket al CEP, però, come dire, il nostro compito è quello di dare delle risposte al territorio. Oggi possiamo vantare il Paracep, che sarà l'unico impianto in Genova e provincia omologabile per gare nazionali di pattinaggio. E quindi, come dire, queste sono le risposte che si possono dare a livello territoriale. Se mi permetti solo un secondo, io sono molto emozionato di essere qui al fianco di Marco Bonamico, il Marine, per chi non segue il basket. È quel classico giocatore che chi ce l'ha come avversario lo odia. Io, tifoso di Cantù, ho sempre detestato Marco Bonamico, questo è il più grande complimento che si possa fare a uno sportivo, perché si detestano gli avversari bravi come lui, come Meneghin, li abbiamo sempre avuti come avversario Cantù. Però rappresenta veramente quello che è la voglia di arrivare nello sport, perché Bonamico è il classico esempio di giocatore che attraverso la grinta è arrivato a partecipare da protagonista alle Olimpiadi. E penso che tutto il mondo del basket possa ringraziare gente come Bonamico e anche come Meneghin, che dopo l'impegno sportivo attivo si sono ritagliati uno spazio importante nel mondo dello sport non giocato. Stefano Anzalone, assessore allo sport del Comune di Genova, a premiare Onorato Lanza, per i suoi tanti incarichi e impegni a livello internazionale. Stefano Anzalone che da poco è assessore allo sport del Comune di Genova, dei tre assessori è tra virgolette l'ultimo arrivato, ma che si è calato nella parte, devo dire, con grande impegno, grande entusiasmo e tanti progetti, insomma. Qui direi che oggi abbiamo un esempio di quanto lo sport rappresenti valori importanti, no? Beh, perlomeno spero di durare un pochettino di più Ti dei auguriamo miei come colleghi minimo il predecessori. cosiddetto quadriennio olimpico, ecco, voglio Sì, dire, insomma. desidero portare comunque il saluto, oltre che il mio personale, quello della signora Sindaco. Volevo ringraziare il CONI per questa iniziativa importante, che significa di ricordare comunque in qualche maniera, premiare coloro che si sono distinti nello sport. È giusto però anche ringraziare soprattutto quelle associazioni sportive, quelle società, perché quegli atleti sono nati da lì, da qualche piccola società sul territorio, in quel quartiere, e poi sono cresciuti. Quindi se non ci fossero state le associazioni prima e poi le società e poi le federazioni, sicuramente non avremmo atleti a questo livello. E soprattutto io le forze armate, perché se gli sport cosiddette, queste discipline cosiddette minori non fossero sostenute da questi corpi, ci sarebbero dei problemi seri. Invece, grazie anche a loro, devo dire che gli atleti in qualche maniera hanno una particolare attenzione. Massimo Fondelli, Alfio Missaggi, Antonello Steardo e Paolo Ragosa. Subito sul palco due ragazzi, due campioni di oggi che sono impegnati tra l'altro questa sera in vasca, ma ci piaceva ricomporre ancora un quadretto pallavolistico di assoluto livello. Sono due atleti della Prorecco, Figari e Giorgetti. Fondelli, cosa ricordi di Mosca? Ma io ero uno di quegli sfigati che non ha fatto la sfilata e quindi allora non mi pesò molto. Oggi il non averla fatta in effetti mi sento defraudato di qualche cosa. Quindi questo è un ricordo più che altro a posteriore. Io ho fatto solo un'Olimpiadi e quindi non posso fare dei paragoni, però mi sembra che sia stata un'Olimpiadi un po' triste quella, no? Un po' per il boicottaggio, ma proprio per tutto l'ambiente che a quei tempi era ancora. C'era ancora il muro, appunto, e quindi era tutta una situazione piuttosto blindata. Se mo io non ero a Montra, ma lì era sicuramente blindata, per uscire dal villaggio dovevi andare col pulmino con qualcuno che ti potesse scortare, eccetera, eccetera. Mi ricordo che sulla Piazza Rossa c'erano le strisce in terra per dove potevi andare e dove non potevi andare. Quindi questa era un pochettino la situazione.
a me ha insegnato molto di più, perché anche per rilacciarmi un attimo i discorsi sono stati fatti dalle persone precedenti, Montreal, nel senso che è stato l'Olimpiadi dove io sono arrivato lì lì per andare, il giorno prima che davano le valigie per partire mi hanno mandato a casa. Io avevo due strade davanti a quel punto, o piantare lì o ricominciare. E ho ricominciato, sono riuscito ad andare all'Olimpiadi, che è poi il coronamento di tutti gli atleti. E questa è veramente la cosa che mi sono portato dietro, che mi porto dietro e che vorrei tramandare ai miei figli, ma anche ai miei atleti. Massimo Fondelli, che ha partecipato a Mosca, ha giocato nel Camogli dal 68 al 90, ha indossato la calottina azzurra per 8 stagioni, 187 presenze, bronzo agli europei di Jönköping nel 77 e alle Universiadi di Sofia nello stesso anno, campione del mondo a Berlino nel 1978, ha vinto l'argento ai Giochi del Mediterraneo nel 79, prima di partecipare proprio alle Olimpiadi di Mosca e poi ai Mondiali di Guayaquil nell'82. Quindi direi che tutto tu. È corretto? Confermi? Confermi? Confermo, anche se faccio fatica, ma confermo. Ti ricordavi tutto, insomma, un atleta davvero straordinario, così come Alfio, figlio di Bebè, lo voglio ricordare perché c'è questo torneo tutti gli anni a Nervi, intitolato sì, per i messaggi che per chi ha fatto pallanuoto come me è storico, e se per voi è stato un sogno arrivare alle Olimpiadi, i bambini andare a fare il Bebè messaggi a suo modo era anche quello il coronamento di un sogno. Una bella manifestazione. Poi io ho soltanto un ricordo che tiravo piuttosto male, ma in porta c'era un certo Cesare Vio, gli spacco le gambe ancora adesso tutte le volte che lo incontro per strada, perché almeno una poteva farla passare. Ciò premesso, anche Alfio devo dire che ha un curriculum incredibile, ha giocato con la Sportiva Nervi, nell'Arenzano, nel Pescara, nel Sori, hai partecipato a Mosca dove per inciso la nazionale è arrivata ottava, ricordo sì, bene? Esatto. Ottavo posto, però poi hai partecipato anche a Los Angeles e a Seul con due settimi posti, argento mondiale a Madrid nell'86, bronzo a Strasburgo nell'87, ricordo però con l'Arenzano, forse uno dei momenti di gioia maggiore, ovvero la vittoria nella Coppa delle Coppe 88. Certo, abbiamo fatto... una piscina d'Albaro ante litteram. Con la piscina di Albaro piena, piena di gente, di pubblico, è stata una bella vittoria perché avevamo già vinto in Ungheria, abbiamo poi confermato la vittoria a Genova e vinto poi in casa la Coppa delle Coppe, è stata una bella esperienza. Cosa ti porti di più dietro dell'Olimpiade? Ma dell'Olimpiade diciamo che Mosca è stata la mia prima Olimpiade e la più grande mia soddisfazione è stata quella di poter partecipare a un'Olimpiade con i miei miti, quelli che avete premiato prima erano i miei miti. E quindi è stata una doppia soddisfazione, la prima Olimpiade fatta con le persone che per me erano inarrivabili. E come hanno detto tutti poi è lo sport di gruppo, come la pallanuoto, che ti insegna veramente a rapportarti con le altre persone, poi quella che è la vita di tutti i giorni. Dai, allora procediamo con la premiazione di Massimo Fondelli e Alfio Missaggi, ragazzi. Ecco, no, cosa fate? Siete voi che prendete i premi. Massimo è troppo abituato a fare colui che. Sì, assolutamente, è così. Massimo Fondelli, premiato da uno dei suoi ragazzi, Paolo Figari, Alex Giorgetti. Stasera impegnati in vasca, ringrazio la Proreco, la collega Giovanna Rosi per la disponibilità, li lasciamo scappare ovviamente per l'impegno. In bocca al lupo ragazzi e soprattutto grazie a Fondelli e Missaggi. A Mosca protagonisti anche il pugilato, la vela con ben due atleti, ancora l'atletica leggera e i pesi. Allora vorrei coloro che sono presenti mi raggiungessero sul palco. Carlo Russolillo per il pugilato, Carlo Massone per la vela. Non è presente lo storico presidente della Federvela fino all'ultimo mandato, Sergio Gaibisso, Alessandro Brogini per l'atletica leggera e Giuseppe Lagrotteria per i pesi. Credo che dovremmo aver presenti Carlo Russolillo e Carlo Massone. Eccoli qua. Buonasera a entrambi. A premiarli il tenente colonnello Valerio Angeli dell'esercito italiano e l'assessore allo sport del municipio centro-est Roberta Bergamaschi. Allora vorrei che il tenente colonnello Valerio Angeli consegnasse a Carlo Russolillo il riconoscimento quale olimpico a Mosca 1980. Roberta Bergamaschi, ex pallavolista ma so anche amante della vela, consegna il riconoscimento a Carlo Massone, già olimpico nel 68, oltre poi a Mosca 80, anche 84, 88, 2004 e 2008, insomma. I giochi olimpici ti sono rimasti nel cuore e sei continuato ad andare. Roberta,
Sì. Dammi la tua chiave di lettura di sportiva.